Intanto stiamo al cronoprogramma che era stato annunciato in pompa magna dal presidente Marsiglio e addirittura anche da Giorgia Meloni. Il 1 ottobre 2022 comincia la bonifica delle discariche ex 2A ed ex 2B di Bussi sul Tirino. In realtà a 10 mesi di distanza abbiamo ricevuto una risposta ad un accesso agli atti proprio qualche giorno fa, datata 16 giugno. Non è stato ancora neanche sottoscritto il contratto, perché la ditta che ha vinto, un raggruppamento temporaneo di imprese chiamato DEC DEME, non ha ancora prestato le garanzie fideiussorie. La situazione che ci è stata informalmente invece riferita è che parebbe che i costi sono aumentati talmente tanto che non si è andata avanti neanche con il contratto. Vogliamo precisare che dopo la stipula del contratto servirà un nuovo piano di caratterizzazione e poi la stesura di un progetto esecutivo che dovrà essere ancora valutato. Insomma, sta passando veramente tantissimo tempo e non passa occasione in cui ARTA, che è l'agenzia che si occupa di ambiente per la regione Abruzzo, ci continua a dire che quelle aree inquinano ancora. C'è poi un secondo aspetto che ci ha lasciato molto perplessi ed è un decreto del presidente della provincia di Pescara, De Martinis, con cui è stato trovato un accordo per un risarcimento di 3 milioni di euro da Edison, che è il soggetto inquinatore. Non ci convincono le modalità con cui è stato trovato questo accordo, né le circostanze per cui è stato trovato, non ci convince neanche l'ammontare della quantificazione, 3 milioni di euro. E soprattutto non ci convince il fatto che in tutti i comuni che sono stati coinvolti dal problema inquinamento quei fondi siano stati dirottati sulla scuola Marconi di Pescara. È stato sentito il territorio, perché non dirottarli su Bussi, perché non sovvenzionare uno studio epidemiologico che ancora manca dopo questo inquinamento? Sono tante domande che noi oggi vogliamo porre all'opinione pubblica, ma anche lasciare agli atti.